أهلا بكم أعزائي الطلبة، مرحبا بكم من جديد في هذا الدرس الجديد. بين تروفات دي نوفو questa nuova lezione. أسماء الإشارة e pronomi dimostrativi. أسماء الإشارة i dimostrativi. In arabo si distinguono secondo il numero, il genere e anche il numero e il genere, lo sappiamo tutti, i comuni con l'italiano, con un numero in arabo in più, che si tratta del duale, sicuramente l'avete intuito, il duale, quindi abbiamo il singolare, il duale, il plurale, il genere, abbiamo il femminile e il maschile, il riferimento nel tempo o nello spazio, cioè la lontananza e la vicinanza, e il riferimento alla razionalità del soggetto, e vedremo in pratica come si usa. Sono declinabili, ma hanno la flessione solo al duale. Dimostrativi di vicinanza. Iniziamo quindi con la vicinanza. La vicinanza in arabo si usa la parola qurb per indicare la vicinanza e qarib per dire che una cosa è vicina. Quindi l'aggettivo è qaribun, vicino, e qurb la vicinanza. E si dice asma'ul isharati lil qaribi e dimostrativi di vicinanza. Primo dimostrativo con il quale indichiamo il maschile singolare. Si usa هذا e avete notato che abbiamo la ha con la alif, con la ha prolungata, si usa la vocale lunga che non viene illustrata e scritta, quindi dopo la ha abbiamo una alif implicita. Per indicare questa alif nascosta si mette un piccolo segno grafico, in questo modo, verticale sopra la ha, non si scrive sulla riga, come in questo caso non si scrive sulla riga, ma proprio sulla tra la he e le del, e si pronuncia heda, e si usa con e dimostrativi di vicinanza. Si dice quindi heda weledun per dare un esempio di un dimostrativo singolare maschile. Heda weledun, questo è un ragazzo. E avete notato che il verbo essere è implicito in questo caso e sottointeso. Nel secondo caso abbiamo kitabun, un libro, e hadha kitabun, questo è un libro. E il femminile singolare, hadhihi, hadhihi, quindi abbiamo hadha, hadha, con le del ma'juma, con le del che porta il puntino, hadha, hadhihi. Shammatun, shammatun, candela, hadhihi shammatun, questa è una candela. Baqaratun, mucca, hadhihi baqaratun, hadhihi baqaratun, questa è una mucca. Il duale maschile, il duale maschile, notate che abbiamo una alif nun, la desinenza del duale maschile per il caso nominativo. Allora abbiamo una frase nominale, quindi هذان lo dobbiamo mettere al caso nominativo. هذان كلبان, كلب, cane, صغيران, questi sono dei piccoli cani. هذان كلبان, alif nun di هذان, e poi alif nun concorda con هذان, la desinenza del duale al caso nominativo è maschile, poi sarirani. E il duale femminile, hatani, hatani, e poi hatani, la differenza tra di loro, avete intuito sicuramente, hatani, e il dimostrativo di vicinanza duale femminile usato nel caso o nel contesto nominativo. E il secondo è usato in un contesto accusativo o genitivo. Hatani shajaratani. Quindi questi sono due alberi. Abbiamo shajaratun, albero, shajaratani, due alberi.
إذن هاتان شجرتان. Questi sono due alberi. طاولة tavolo. هاتان طاولتان صغيرتان. Due piccole tavole. هاتان طاولتان صغيرتان. Quindi هاتان usato al caso nominativo e vediamo il plurale maschile. È femminile, quindi haulè, il dimostrativo di vicinanza plurale, si usa per il maschile e per il femminile. Allora abbiamo haulè, tollabun. Haulè, questi sono tollab, degli studenti. Quindi il primo è un dimostrativo di vicinanza plurale maschile. Il secondo haulè, talibatun. Questi sono delle studentesse, quindi haulè come dimostrativo di vicinanza plurale femminile. Essere non raziocinanti. In questo caso si usa il femminile singolare. Allora, per i raziocinanti si include tutte le essere non viventi, tra parentesi. Gli oggetti, i concetti, ma anche animali. Vediamo il caso di una montagna. Hada jebelun. Questa è una montagna. La montagna in arabo è maschile, si usa quindi il dimostrativo maschile singolare. Una montagna. Hada jebelun. Per il plurale non si usa haulei. Haulei è riservato agli esseri umani proprio. هذه جبال. Questi sono delle montagne. Quindi si usa هذه al singolare femminile e جبال si mette al plurale sicuramente. Il plurale di جبل, جبلون, ha un plurale fratto جبال. Un altro esempio, il femminile questa volta, شجرة, albero. Albero in arabo è femminile. Si dice quindi هذه, questa. هذه شجرة. Questo è un albero. Al plurale non si dice هؤلاء, quindi non si usa il dimostrativo plurale, ma si usa il singolare femminile, trattandosi di alberi. E poi si usa il plurale fratto di شجرة. E si dice quindi هذه أشجار. Quindi da هذه شجرة si va a هذه أشجار. E dimostrativi di lontananza. Per la lontananza in arabo si usa il termine bu'dun, quindi bu'd è la lontananza, e ba'id è lontano, ba'idun quindi lontano, bu'dun la lontananza. Iniziamo con il singolare maschile, dhalika, quindi abbiamo hadha per la vicinanza, e dhalika per il maschile singolare come dimostrativo di lontananza. Questa è una casa lontana, ma casa in arabo è maschile. Quindi si dice ذلك بيت بعيد, l'aggettivo che abbiamo visto prima, lontano. Quindi ذلك بيت بعيد. تلك, un dimostrativo singolare di lontananza. شمس, il sole in arabo è femminile, quindi تلك شمس, quella. E il sole, tilka shamsun, è lontano il sole, quindi tilka shamsun, non hadihi shamsun, se è vicino. Dhalikuma, per il duale maschile si usa dhalikuma come dimostrativo di lontananza. Dhalikuma, quei due. Dhalikuma tiflani. Quei due ragazzi, quei due sono due ragazzi. Dhalikuma tiflani. Hadhani tiflani, se sono vicini. E dhalikuma tiflani, se sono lontani da me. Tilkuma è l'equivalente duale di dhalikuma, duale femminile. Tilkuma. Dhalikuma, tilkuma, tilkuma tiflatani. Abbiamo visto dhalikuma tiflani. Tilkuma tiflatani, due ragazze. Tiflatun, allora tiflun per il maschile, tiflatun per il femminile.
più le Elif Nun del duale e diventate Fleceni, formati Fleceni. E il plurale Uleica, quindi si usa Uleica per il maschile femminile, plurale maschile femminile come aggettivo di lontananza. E il suo equivalente di vicinanza è Ulei. Uleica Auledun e Uleica Benetun. Quindi Uleica è il nome sativo di lontananza maschile plurale, visto che Auled è stato Auled, il plurale di Weledun, un plurale fratto, e Benet, plurale di Bintun, Uleica Benetun, quei ragazze, esseri non raziocinanti. Torniamo sempre a questo concetto particolare. Nella lingua araba si usa per indicare il plurale maschile e femminile hadhihi, questo, hadhihi per la vicinanza e per la lontananza, usa circa. Vediamo per la vicinanza hadhihi, idem hadha jabalun, hadhihi jibalun, hadhihi shajaratun, hadhihi ashjarun. Si usa quindi il femminile singolare tilka. Vediamo l'esempio di palla. Quindi la palla è un oggetto. Si usa quindi al femminile singolare tilka kuratun e si usa lo stesso dimostrativo femminile singolare al plurale, visto che si tratta di un plurale femminile sano. Pensiamo a questo esempio, abbiamo davanti un esempio con un maschile singolare, dhalika qittun. Quello è un gatto, dimostrativo di lontananza, maschile, singolare, ma si tratta di un animale, quindi deve pensare a mettere il singolare femminile. E visto che si tratta di un dimostrativo di lontananza, metto tilka. E il plurale di qetton è qetatun, è un plurale fratto. Quindi delica qetton diventa tilka qetatun, qetatun. La declinazione del duale, come avviene? Nel caso nominativo, nel primo caso, abbiamo heveni, heteni. Allora, prima abbiamo detto che la declinazione è un caso proprio al duale. Gli altri casi sono indeclinabili. Idem heveni, heteni nel caso nominativo. E diventa heveini, heteini nel caso accusativo, heveini, heteini nel caso genitivo. Vediamo alcuni esempi. Iniziamo il caso nominativo. Heveni, weledeni, latifeni. Heveni, weledeni, latifeni. Abbiamo una frase nominale, quindi metto il caso nominativo e la desinenza di questo caso è Elif Nun, Heveni. Non si può dire Heveni, Weledeni, Latifeni, ma Heveni, Weledeni, Latifeni. Il caso accusativo. Katabtu Heveni ad-Darsaini. Katabtu ad-Darsaini, su Heveni, assume la funzione di un complemento oggetto, quindi devi pensare a mettere il caso accusativo. Ho scritto queste due lezioni. Katabtu Heveni, non Heveni. Meheveini, addarseini. Pensiamo ora al stesso numero, ma al genere femminile. Qara'tu, ho letto, heteini, arriseletein. Arrisela e la lettera, due lettere quindi, arriseletein. Quindi devo mettere il dimostrativo di vicinanza femminile duale. E visto che abbiamo un complemento oggetto, devo per forza pensare a mettere lei è nun, che è la desinenza di questo caso. Qara'tu hateini arrisalataini. Ho letto queste due lettere. Vediamo ora il caso genitivo. Katabtu fi hadaini ad-daftaraini. Katabtu, ho scritto in hadaini, questi due. Ad-daftaraini, ad-daftar è il quaderno, ad-daftaraini 2, ho scritto in questi due quaderni. Quindi abbiamo hadaini, che viene dopo una preposizione, fi, e quindi devo mettere il caso genitivo, obliquo.
La seconda frase con il femminile. Tekellemtu ma hateini al mar'ataini. Ho parlato con queste due signore, donne. Tekellemtu, ho parlato. Tekellema, parlare, ho parlato io con ma, una preposizione, devo mettere il caso genitivo. Ma hateini al mar'ataini. Ho parlato con queste due donne. I demostrativi, un'altra caratteristica, si usano come pronomi e come aggettivi. Come pronomi abbiamo هذا كتابٌ, هذا مطعمٌ. Come aggettivi, davanti ad un nome preceduto dall'articolo. Abbiamo هذا كتابٌ مهمٌ come esempio. Questo è un libro interessante. هذا كتاب مهم. هذا الكتاب مهم. La differenza che abbiamo aggiunto l'articolo e il senso della frase cambia e diventa questo libro è interessante. Quindi abbiamo un aggettivo, articolo. هذا مطعم مشهور. Questo è un famoso ristorante. Diventa questo ristorante è famoso. هذا المطعم مشهور. Esercizi. تلك سيارة. تلك سيارة. Allora, تلك è un dimostrativo femminile, singolare sicuramente, ma è di vicinanza o di lontananza? Allora, بعيد, قريب. Baid, abbiamo detto Baid, significa lontano. Karib, vicino. Quindi tilka è di lontananza o di vicinanza. Jid, tilka è di un dimostrativo femminile, singolare, di lontananza. Baid, tilka sayatun, quella è una macchina, sayara. Qualche esempio, dobbiamo scegliere tra tilka e verica, quali di questi dimostrativi dobbiamo mettere nel posto vuoto? Qual è la differenza tra tilka e verica? Allora, tilka significa quella, verica, quello. Significa entrambi sono dei dimostrativi di lontananza singolari, ma sono diversi nel genere. Tilka è femminile, verica si usa per il maschile. Quindi mudarrisun, mudarrisun, è insegnante maschile. Quindi quale dei due dobbiamo scegliere? Sì, verica, jayd. Bene, verica, mudarrisun, muallimatun invece, insegnante femminile. Tilka, jayd, kitab, libro. Verica, sì, jayd. Hisan, cavallo. Verica, nam. Qamarun invece, qamar, luna. In italiano si dice la luna, ma non posso rispondere tilka in arabo, perché la luna in arabo è maschile, quindi devo mettere velika, velika, qamarun, velika, qamarun. Shamsun, il sole, ma il sole in italiano è maschile. In arabo invece abbiamo visto che è femminile, quindi devo mettere tilka, tilka. Shamsun, Beit in arabo è maschile, invece in italiano è femminile, quindi devo mettere quale dei due? Tilka o delika? Tilka Beitun, la velika Beitun, velika Beitun. Abbiamo un altro sinonimo in arabo che è dar, con dar si usa tilka, è femminile, ma Beit proprio maschile. Mettiamo al femminile queste frasi, mettiamole insieme. هذا ولد نشيط. Questo è un ragazzo attivo. هذه, نعم, abbiamo tradotto la frase con هذه. بنت نشيطة. جيد. هذان رجلان أمينان. هذان, cosa significa? Sì, un dimostrativo di vicinanza duale. Maschile, هذان رجلان, رجل uomo, رجلان uomini, sì, بامينان fedele, questi sono di due uomini fedele.
إذن هذان رجلان أمينان. أولئك فلاحون نشيطون. أولئك دومنستراتيفو دي لونترالسا بعد بعيد، ديموستراتيفو بعيد دي لونترالسا بلورالي ماسكيلي anche femminile. Fallahuna, fallahuna è il plurale di fallah, contadino, quindi fallahu il contadini. Nashituna, plurale di nashitun, nashitun attivo, quelli sono di contadini attivi. Dhalika, ahi, quello, nam dhalika, il dimostrativo di lontananza maschile, singolare, ahi, ah, fratello, ahi, il mio fratello, quello il mio fratello. Mettiamole al femminile. Hada waladun nashitun diventa hadihi. Si potete anche fermare la gestazione e rispondere e continuare dopo con le risposte giuste. Hada waladun nashitun diventa hadihi bintun nashitatun. Hadani rajulani aminani diventa hatani. هاتان امرأتان أمينتان. هاتان امرأتان أمينتان. أولئك من كامبيا، أولئك فلاحات نشيطات. أولئك فلاحات نشيطات. ذلك أخي، ذلك الكفالنتي فيمينيلي. تلك أخي diventa أختي. Mettiamo le frasi insieme. إذن هذا ولد نشيط، هذه بنت نشيطة، هذان رجلان أمينان، هاتان امرأتان أمينتان. أولئك فلاحون نشيطون، أولئك فلاحات نشيطات. ذلك أخي، تلك أختي. إذن شكرا لكم ومع السلامة.